Dumfries, uno contro uno, entra in area di rigore, Dumfries, sì, la mette a terra, lancio il forno ed è gol 2-0. Skriniar, Skriniar è l'unico Milan campione d'Italia, grande, grande, ed è 2-0 così. E sì, allora risolve cinismo totale dell'Inter, due volte ha calciato verso la porta, due gol. Vai, vai. Dumfries sulla destra si fa trovare ancora una volta, cerca di saltare l'uomo, qua ancora riceve Dumfries in area di rigore, tiro. Gol! Eccoci qua col 4-0 Paolino! Ed è gol! Ed è gol di Vecino! 4-0! Valanga Inter! Hanno ciccato in pratica il pallone tre giocatori. Saluto Dzeko e Dumfries. È arrivato Vecino che ha controllato il pallone e poi dal vertice dell'area piccola è entrato e poi ha messo dentro alle spalle di Skorupski. Non si ferma più l'Inter, 5-0 addirittura. E di Dzeko! Gran gol, come diceva Enzo. Gran gol. Brozovic, palla al centro per Dzeko. Che se no siamo in discoteca, come quando si vuoi parlare con la ragazza e non riesci, capito? Abbassiamo la musica. Mamma. E poi Pirovano, come è stato il quinto gol? Vai. È stato che Brozovic ha messo il pallone al centro per Dzeko, che sul sopraggiungere di un avversario è riuscito ad anticiparlo, un gol da calcetto quasi. Gol! Che gol ha fatto, ragazzi! Dal fondo di destro a giro, da posizione impossibile, è riuscito a trovare il varco e a metterla alta sotto la traversa. Sono 6-0 a questo punto. Dzeko, yes I am. Allora è arrivato anche il golletto del Bologna, 6-1 comunque per l'Inter. Raccontiamo anche questa, diciamo, come dire, piacevolezza nella partita del Bologna, almeno un gol a San Siro l'ha buttato. Sì, c'è stata una dormita della difesa dell'Inter, ha approfittato un traversone, il giocatore con la maglia numero 6, Teate del Bologna, ha approfittato e lì, vabbè, è entrato Kolarov, non è una novità. Come siete cinici però, tifosi dell'Inter, con Ranocchio un gol si prende sempre, hanno scritto poi. Dai, Porello. Ma no, dai.